Può essere interessante capire il modello filosofico, vorrei dire fino anche teologico, che sta dietro La ricchezza delle nazioni, che è la prima opera dell'economia politica moderna di Schmitt, ed è quella famosa idea per cui dalla somma degli egoismi individuali dovrebbe provenire poi il bene comune, no? E questa è l'idea non problematizzata che sta dietro il modello schmittiano e che poi guida il liberismo classico, l'idea dell'essere-faire, del lasciar fare. L'idea che l'economia sia capace di trovare da sé la soluzione dell'accordo tra l'egoismo e il benessere, no? Per una sorta di magica e misteriosa conciliazione per cui quanto più io perseguo il mio interesse particolare, tanto più realizzo il benessere universale, di modo che non vi sarebbe nemmeno più necessità dell'intervento né della politica né dell'etica nel guidare il processo economico. E noi sappiamo che in realtà le cose che dietro questo modello vi era un presupposto molto ottimista che governa un po' tutto il Settecento, quell'idea che comunque il progresso si realizza in maniera necessaria e non c'è bisogno dell'intervento etico e morale dell'uomo. La novità del modello schmittiano è proprio in questa convergenza tra gli egoismi e il benessere. Mentre l'etica tradizionale affermava che il benessere si realizza solo mediante il superamento dell'egoismo, qui invece è proprio l'incremento dell'egoismo che determina una situazione generale di benessere, cioè è una novità che raramente è problematizzata, e che Schmitt risolve attraverso questa categoria della mano invisibile. La mano invisibile sarebbe il fatto che io perseguo una cosa e ne realizzo un'altra che non dipendeva dalla mia cognizione cosciente. Io, il macellaio, il panettiere, perseguono il loro interesse, però in questa maniera creano benessere per tutti, no? Ed ecco là che il cerchio si chiude e abbiamo risolto il teorema, no? Ma cos'è questa mano invisibile? In realtà è una provvidenza laica, non è più la provvidenza cristiana, non è più la provvidenza della fede per la quale Dio può cambiare il male in bene, è diventata una provvidenza immanente, gestita dall'economia. L'economia è la mano invisibile che accorda il mio egoismo con il bene di tutti. Così non c'è più bisogno di cambiare i costumi, la mentalità, il cuore degli uomini, non c'è più bisogno di essere buoni, è la totalità del sistema o del meccanismo che realizza, ciò che io nemmeno voglio e nemmeno so. Questo modello, alla prova dei fatti, ha dimostrato che di non funzionare, perché in realtà la semplice accumulo degli egoismi o la dialettica degli egoismi privati non determina le pubbliche virtù o il pubblico benessere, ma determina forti squilibri, concentrazioni di potere economico e, come dire, cartelli finanziari, oligopoli. E soprattutto la concentrazione della ricchezza, come ben sappiamo, come l'economia contemporanea ce lo mostra, non significa la distribuzione della ricchezza, no? Si può avere un incremento di ricchezza in termini quantitativi e al tempo stesso la produzione di squilibri sociali, di fortissimo impatto, come ci sta dimostrando l'economia contemporanea. Dopo Keynes, d'altra parte, noi sappiamo che la politica, e oggi più che mai vorremmo dirlo, la politica ha una funzione direttiva anche dal punto di vista etico negli orientamenti dell'economia. È a partire dalla politica che l'economia deve tener conto del benessere di tutti e secondo esigenze anche di eguaglianza. L'economia lasciata a se stessa non può autogovernarsi, non è in grado, no? E quando lo fa è semplicemente a partire da presupposti non verificati, anzi smentiti dalla storia.